Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti, ben ritrovati, 19ª puntata di Polis, primo piano sulla politica. Nella puntata di oggi partiremo parlando del disegno di legge Made in Italy approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio, dopodiché ci sposteremo su una questione molto spinosa che riguarda il rapporto tra il governo Meloni e gli organi giurisdizionali del nostro paese, la Corte Costituzionale e la Consulta, e infine affronteremo la questione degli affitti agli studenti, questa questione che è montata già da tempo nelle scorse settimane, ma che abbiamo deciso di affrontare adesso che la situazione si è un po' più chiarificata. Ovviamente, per commentare tutto ciò, abbiamo in mia compagnia l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera a Buonasera, tutti. Umberto, e il professore universitario Luca Lanzalaco. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Continuando nella propaganda del mito dell'italianità, il 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Made in Italy, volto alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze nazionali e della cultura italiana. Vari i contenuti interessanti del provvedimento, tra cui spiccano l'istituzione del Fondo Strategico Nazionale, del valore di 1 miliardo, la modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale, la nascita del tanto voluto liceo del Made in Italy, ma soprattutto l'imporsi strisciante della digitalizzazione nel settore, con un occhio strizzato al metaverso e l'altro alla blockchain. Nel frattempo, l'impegno preso dalla Meloni di modificare l'assetto istituzionale italiano non trova tregua, e dopo la questione premierato, nell'agenda dell'esecutivo adesso è il turno della magistratura. Un assalto doppio è infatti avvenuto negli ultimi giorni, indirizzato alla Corte dei Conti e alla Corte Costituzionale, organi massimi nelle rispettive giurisdizioni. Nei confronti della Consulta, la Meloni sta pensando a dei modi per influire maggiormente sulla nomina dei giudici, ispirata dal modello americano. Rispetto alla prima, la volontà del governo, invece, è quella di mettere un freno ai poteri di controllo della Corte dei Conti sul PNRR, che, come sappiamo, per quanto riguarda la terza rata, sta subendo non pochi rallentamenti. A tal proposito, nonostante il deciso no delle opposizioni e degli stessi giudici, il governo è riuscito a imporsi alla Camera, ponendo la fiducia sul decreto pubblica amministrazione contenente il provvedimento in questione. La palla ora passa al Senato, ma tra l'esecutivo e il giudiziario la tensione resta alta. Legata infine al PNRR è anche la questione caro affitti per gli studenti delle grandi città italiane, con la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che sul tema ha sottolineato l'importanza del partenariato pubblico-privato, come sponsorizzato da Bruxelles, e dei fondi europei per creare più di 8.000 posti letto. Nonostante l'iniziale promessa di Palazzo Chigi in un investimento da 660 milioni per costruire alloggi, ad oggi però non c'è traccia di alcun provvedimento. Il sospetto è che dietro la volontà di far entrare i privati nella costruzione degli alloggi si celi in realtà un'operazione ad hoc per far aumentare il fenomeno della turistificazione dei centri urbani, a discapito tanto degli ignari studenti utilizzati come apripista, quanto della povera gente comune. Eccoci tornati in studio. Si parlava di studenti ignari utilizzati come apripista e questa questione degli affitti è soltanto una delle tante questioni su cui le nuove generazioni vengono utilizzate per dei cambiamenti radicali, come sappiamo essere per esempio la questione del cambiamento climatico. Ma partiamo dall'inizio, partiamo dal disegno di legge Made in Italy. Abbiamo detto che il Consiglio dei Ministri lo ha approvato il 31 maggio e allora chiedo subito a Giulio il contenuto numero 1 che riepiloga un po' quanto previsto dal provvedimento. Allora, prima di tutto, vediamo che nasce questo fondo sovrano italiano, così è stato definito nella nota rilasciata, e denominato Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy con una dotazione iniziale di 1 miliardo, ovviamente necessario, dicono, per stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali.
Dopodiché, altra, diciamo, necessità che il governo Meloni voleva portare a conclusione era l'istituzione di questo liceo del Made in Italy, su cui Giorgia Meloni aveva tanto propagandato, liceo che nasce quindi ufficialmente diciamo, con questo disegno di legge che dovrebbe vedere poi la luce nel 2024-2025. Viene poi istituita l'esposizione nazionale permanente del Made in Italy, ovviamente volta a promuovere l'eccellenza produttiva e culturale italiana. Nasce un contrassegno ufficiale per quelli che sono i prodotti di origine italiana, quindi un contrassegno del Made in Italy, che verrà affiancato, infatti parlavamo poi di digitalizzazione, verrà affiancato all'utilizzo della blockchain per la certificazione delle filiere. Digitalizzazione che però riguarda anche il metaverso, perché appunto si parla di un'incentivazione dei produttori a iniziare a promuovere i propri prodotti anche all'interno del metaverso. E infine vediamo introduzione di modifiche al sistema sanzionatorio e al codice di procedura civile, nonché istituzione il giorno 15 aprile della giornata nazionale del Made in Italy. Queste, diciamo, sono il contenuto principale di questo provvedimento, che ovviamente va anche a calcare molto la mano per quanto riguarda il rapporto tra i giovani che frequenteranno il liceo del Made in Italy e le imprese, andando così quindi a garantire un trasferimento di competenze tra la scuola e poi il lavoro. Professor Luca Lanzalaco, parto da lei e le chiedo un primo commento rispetto a questo provvedimento tanto voluto, tanto propagandato dal governo Meloni. Prego. Sì, il primo dato che emerge guardando i provvedimenti che costituiscono questo decreto è, a mio parere, una indubbia coerenza, cioè dietro questo decreto c'è quello che tecnicamente viene chiamato un disegno di policy chiaro, che poi può essere più o meno condivisibile, ma è chiaro e coerente. Dovrà poi essere messo alla prova dei fatti per essere riempito, come si suol dire, di contenuti, però ha sicuramente una sua coerenza. E questo, a mio parere, è positivo in un contesto di produzione legislativa dove invece si tende ai decreti omnibus, dove si mettono insieme vari interventi, qua invece abbiamo interventi di varia natura, qua invece abbiamo un disegno coerente. Quali punti lasciano perplessi? Uno, vabbè, la denominazione del fondo sovrano, fondo strategico, i fondi sovrani a livello nazionale sono dei fondi a parte molto più cospicui a livello finanziario e sono dei, come si suol dire adesso, dei tesoretti che nazioni come per esempio la Norvegia piuttosto che gli Emirati Arabi accumulano in seguito ai profitti ricavati da risorse pubbliche, in particolare petrolio, cioè, quindi sono dei fondi che poi si muovono sui mercati finanziari internazionali. Qua abbiamo invece un fondo che ha un orientamento diverso, quindi diciamo che chiamarlo fondo strategico, fondo sovrano, ecco, un po' fuorviante. Poi certo ci sono i punti 3 e 4 che sono, sì, 2, 3, 4, ma soprattutto 3 e 4 che fanno riflettere un attimo, cioè quest'idea del trasferimento di competenze dirette da strutture scolastiche, si nota, cioè non siamo al livello di istruzione superiore, ma di liceo, i cui contenuti formativi non sono ancora definiti, mi sembra, ecco, direttamente queste presunte competenze trasferite a livello di impresa. E ecco, questa operazione,
è da un lato sicuramente coerente con l'idea del governo del fare, no? L'aveva chiamato così la Meloni, anche Salvini avevano usato questa espressione, certamente il governo del fare, però l'idea che la formazione sia finalizzata all'inserimento nel processo produttivo invece che alla crescita personale, alla crescita delle conoscenze, ecco, lascia abbastanza perplessi, anche perché questa è una cosa fresca direi di giornata, se non sbaglio, c'è stato un intervento da parte del filosofo Massimo Cacciari che ha sottolineato una cosa, come l'innovazione tecnologica in atto, la digitalizzazione, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e quant'altro, porteranno a una riduzione del peso dei tecnici. Perché? Perché le competenze tecniche saranno incorporate nell'hardware e nel software, e invece una crescita di domanda di competenze, lui le chiama creative, quindi capaci di utilizzare in modo non convenzionale, in modo appunto innovativo, creativo, questi strumenti tecnici. E quindi c'è una contraddizione: da un lato si digitalizza e dall'altro si creano dei tecnici, e queste due tendenze sono fra loro abbastanza contrastanti. Ecco, da questo punto di vista si nota una forse una lacuna di riflessione, un vuoto di riflessione culturale sui processi in atto, e invece un cedimento a mode in vigore. Ecco, diciamo, questo governo del fare si è dimenticato che forse per fare bisogna essere un po' più creativi di una macchina, altrimenti presto verremo sostituiti anche in questo. E, Umberto Del Noce, il professore parlava appunto di tendenze alla digitalizzazione, e noi appunto nel nostro video introduttivo, nel nostro servizio, parlavamo di una digitalizzazione strisciante, perché poi quando Giorgia Meloni, comunque l'esecutivo, ha esposto il contenuto di questo provvedimento, di questo disegno di legge, ha dimenticato appunto di citare sia la blockchain che soprattutto il metaverso. Allora ti chiedo un commento ovviamente anche a te rispetto al contenuto, e se puoi concentrarsi su questa storia della digitalizzazione, e poi da avvocato anche queste modifiche che sono state poste al sistema sanzionatorio e al codice di procedura penale. Prego. Ma, per quanto riguarda la digitalizzazione, ne abbiamo anche già parlato, e comunque una tendenza ormai assolutamente centrale, anche insomma, dei programmi non solo italiani, ma possiamo dire europei. Però va tenuto in considerazione che la digitalizzazione, come qualunque prodotto tecnico scientifico, non è neutro come vuole essere fatto passare, ma cristallizza una dinamica di forze sotterranea e interessi economici ben precisi. E da questo punto di vista, questo decreto, che diciamo, ha delle, come diceva anche il professore, delle contraddizioni intrinseche, a partire dal nome, no? Perché da una parte viene in qualche modo così pubblicizzato come una manovra sovranista, comunque così, non dico patriottica, però sì, diciamo, possiamo dire sovranista, però poi tradisce una certa esterofilia a partire dal nome, che Made in Italy comunque è una locuzione inglese, e anche il riferimento a Metaverse tradisce questo aspetto, perché comunque Metaverse non è soltanto un progetto, no, di una società privata estera, ma significa in qualche modo trasferire tutta una serie di dati a un'infrastruttura totalmente privata, totalmente estera
le cui, diciamo, dinamiche profonde sono in qualche modo torbide, perlomeno. Tra l'altro Meta in questi ultimi giorni ha avuto dei guai giudiziari abbastanza grossi dal punto di vista, diciamo, internazionale e diciamo, non tutela dei dati. Quindi sono questioni controverse. Detto questo, bisogna vedere poi concretamente cosa significhi per loro trasferire questo Made in Italy nel metaverse e cosa significhi utilizzare il sistema blockchain nel tutelare e valorizzare la filiera del Made in Italy. Da un certo punto di vista, diciamo, questa tendenza l'abbiamo vista già con le valute centrali, digitali, delle banche centrali, nel senso che comunque il sistema bancario, e non solo, si è accorto che di fatto il sistema blockchain è una realtà non reversibile, ma anche totalmente incontrollabile, per cui piuttosto che cercare di controllare un sistema completamente decentralizzato e diffuso, fondamentalmente quello che sta cercando di fare è di creare il proprio sistema di blockchain e di valute centrali, per cui poi bisogna vedere che tipo di blockchain verrà utilizzata, perché le soluzioni saranno diverse a seconda che vengano utilizzate delle blockchain private, diciamo, cosa che non credo, anche perché sono comunque assolutamente incontrollabili dal potere centrale, o se verranno comunque creati dei sistemi di blockchain europei o comunque, diciamo, centralizzati, magari fatti girare con valute digitali centrali agganciate all'euro, per esempio, e quindi comunque controllabili dalla Banca Centrale Europea. E questo, secondo me, è più verosimile, perché rientra in un progetto, in una visione di controllo più diffusa, perché non potendo impedire alla gente di utilizzare il sistema blockchain, che comunque taglia fuori intermediari e tutto un sistema di cose, ovviamente se si crea un sistema, no, fondamentale, no, per gli scambi economici, che però gira su blockchain e con valute controllate dal sistema centrale, in qualche modo si fa rientrare il consumo e il sistema nazionale su binari che comunque sono in qualche modo più gestibili. Dal punto di vista legale, le misure principali sono degli inasprimenti di pena per i reati di contraffazione, comunque di alterazione dei prodotti, e la creazione di un capo di reati contro l'incolumità pubblica e la salute. Quindi fondamentalmente viene in qualche modo, viene creato, alcuni reati vengono creati, come il reato di agropirateria. Credo che la questione più rilevante in questo momento sia, perché poi bisogna vedere nel concreto poi in cosa consiste tutto questo, però l'allargamento del catalogo dei reati per cui sono previste le operazioni sotto copertura. Quindi fondamentalmente forse il cambiamento più incisivo è quello di inserire i reati, diciamo, generalmente qualificabili come reati che pongono in pericolo l'incolumità pubblica o la salute pubblica, per esempio tramite la contraffazione di prodotti agroalimentari, fra i reati per cui sono possibili operazioni di sotto copertura, per andare in qualche modo a scovare e a colpire delle reti che spesso sono difficilmente perseguibili, proprio perché in realtà questi tipi di reati, per la loro natura, sono reati per lo più che avvengono all'estero, o che comunque una parte del reato viene fatta all'estero. Infatti è vero che, per esempio, l'Italia, i prodotti italiani sono tra i prodotti più colpiti da questo tipo di reati a livello internazionale, però appunto sono reati che spesso vengono fatti all'estero, perché per la maggior parte la contraffazione riguarda prodotti spacciati come italiani
all'estero, o prodotti fatti all'estero e poi portati in Italia come italiani, comunque fondamentalmente le operazioni di sottocopertura aiuterebbero a infilarsi in questo tipo di reti che sono transnazionali spesso e quindi potrebbe garantire una tutela più efficace. Grazie, grazie mille di questa spiegazione. Tra l'altro, non è la prima volta che il governo Meloni introduce nuove figure di reati o inasprisce le pene, quindi ci sta prendendo gusto. L'abbiamo visto all'inizio con la questione dei rave. Passiamo adesso al secondo blocco di questa puntata, che è quello più corposo e riguarda il rapporto tra il governo Meloni e due corti che sono centrali nel sistema italiano. Una è la Corte dei Conti, l'altra è la Corte Costituzionale, che diciamo si inserisce questa questione all'interno della volontà del governo Meloni di modificare l'assetto istituzionale in qualche modo. Partiamo prima di tutto dalla Corte dei Conti, perché il governo Meloni sta tentando e diciamo è sulla buona strada per riuscirci, anche se poi vedremo i miei ospiti cosa ci diranno al riguardo, di modificare quelle che sono le competenze della Corte dei Conti, in particolar modo il cosiddetto controllo concomitante, cioè in corso d'opera, che appunto la Corte fa sul PNRR. Noi sappiamo che questa questione del PNRR è una questione che la stiamo affrontando da settimane, ci sono dei ritardi per quanto riguarda la terza rata. E questo è stato dovuto alla volontà del governo Meloni di modificare l'assetto della governance del PNRR, come abbiamo trattato. Ci sono state inizialmente le dichiarazioni del ministro Fitto sulla questione, che parlava di rispetto dei ruoli e delle funzioni per quanto riguarda da un lato il governo, dall'altro la Corte dei Conti. Ebbene, il 5 giugno, quindi questa settimana, qualche giorno fa, il governo ha posto la fiducia sul decreto pubblica amministrazione che era in discussione alla Camera, fiducia che è stata confermata, e proprio all'interno del decreto pubblica amministrazione erano contenuti quei provvedimenti riguardanti questi limiti ai controlli della Corte dei Conti. Tra l'altro, non è l'unico provvedimento su cui il governo ha posto la fiducia questa settimana, perché lo stesso è accaduto anche ieri per quanto riguarda il decreto legge siccità, quindi un continuo perseverare del governo per quanto riguarda l'utilizzo della fiducia, dello strumento della fiducia. Questa volontà ovviamente di modificare le competenze non è piaciuta tanto alle opposizioni quanto agli stessi giudici della Corte dei Conti, che hanno indetto un'assemblea straordinaria parlando di una mancanza, diciamo, di volontà del governo di garantire non solo le funzioni della magistratura contabile, ma anche le tutele dei cittadini. Vediamo subito il secondo contenuto, che è il commento dell'uomo di punta del Movimento 5 Stelle, Conte, sulla questione, e poi la risposta di Giorgia Meloni. Prego, giro dalla regia. Ennesimo decreto, ennesima fiducia. Ma la Meloni, quando era all'opposizione, non lamentava che ormai il Parlamento veniva esautorato per tanti decreti? Stanno stabilendo con questo governo il record del ricorso alla decretazione d'urgenza, a differenza di tutti i buoni propositi che avevano proclamato. Quali rischi vede con questo decreto e questo famigerato emendamento che insomma toglie il controllo della Corte dei Conti sul PNRR? I rischi che lei vede concreti? Guardate, è molto semplice. Abbiamo un governo che è in ritardo sull'attuazione PNRR, anche se continua a dire che non è in ritardo. Abbiamo una rata da Bruxelles che dovevamo riscuotere qualche mese fa e non stiamo riscuotendo. E loro come pensano di risolvere il problema? Eliminando il controllo concomitante della Corte dei Conti, che non è un controllo concepito per ritardare, ma semplicemente per vigilare, quindi non soffrono i controlli. Peraltro dico, questo controllo è un contemperamento necessario rispetto a una misura che avevo introdotto anch'io col governo Conte 2, per
per quanto riguarda il regime di alleggerimento della responsabilità dei pubblici funzionari, una norma costruita, pensata per incentivare alla firma i pubblici funzionari, però va contemperata col controllo concomitante, perché sennò il sistema diventa squilibrato. Quindi questo governo consapevolmente non vuole controlli e accumula ritardi del PNRR. Grazie. Accuse gravi di mister DPCM a Giorgia Meloni, che utilizza la decretazione d'urgenza. Vediamo la risposta, tra virgolette, perché era in sede diversa, era su Rete 4, di Giorgia Meloni rispetto alle accuse dell'opposizione. Prego, il terzo contenuto. Segnalo sommessamente che quello che noi non stiamo facendo sulla Corte dei Conti in rapporto ai controlli sul PNRR non è nulla di difforme da quello che ha fatto il precedente governo. Allora il problema qual è? È che c'è una deriva autoritaria o che qualcuno che viene da destra e non viene da sinistra non può fare le stesse cose? Non ha gli stessi diritti che avevano loro. Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, ribadisce: abbiamo prorogato le norme del governo Draghi. La Corte dei Conti continua a fare tutti i controlli che deve fare, fa una relazione semestrale al Parlamento, tra l'altro l'ultima era anche insomma abbastanza critica, prodiga di critiche, e non mi pare che nasce. Qualcuno gli abbia messo un bavaglio. Sì. Allora, professore, le chiedo un commento rispetto alla volontà del governo, insomma, di modificare i poteri della Corte dei Conti, se è vero che stanno facendo quanto già fatto in precedenza dal governo Draghi, e poi in particolare le chiedo di commentare anche l'intromissione, diciamo così, dell'Unione Europea sulla questione, perché appunto l'Unione Europea sta monitorando celermente questa volontà del governo di modificare i poteri della Corte dei Conti. Prego. Io vorrei notare anzitutto una cosa, che questo ricorso ai decreti legge, alla decretazione d'urgenza, a prescindere da valutazioni sulla costituzionalità, la correttezza, ma a prescindere da questo, svuota di ogni significato la richiesta da parte del governo di modificare la Costituzione, andando verso meccanismi, centralizzazione del potere, meccanismi decisionali più celeri, più, come si dice, efficienti, perché il fatto che si ricorra così spesso alla decretazione d'urgenza può seccare all'opposizione, può seccare a tante persone, ma dimostra il fatto che se il governo vuol decidere ha la possibilità di farlo e non c'è nessun bisogno quindi di ricorrere a riforme istituzionali e men che meno costituzionali. Punto uno. Punto due, ecco, sulla Corte dei Conti c'è stato un passaggio che per me è stato rapidissimo, però è il punto centrale. Cioè quello del, se non sbaglio, Conte l'ha detto, spinge, correggetemi se sbaglio, perché i due interventi si sono susseguiti molto rapidamente e quindi potrei sbagliarmi, però mi sembra sia stato Conte, ha detto, cioè spingere i funzionari, dirigenti alla firma. L'intendimento, sì, confermo, sì. Ecco, questo è il problema centrale. Lo dico perché conosco colleghi, colleghe in particolare, sono, che hanno studiato, sta studiando esattamente questo problema. Cioè i ministeri sono bloccati perché, ma da anni, non è una cosa recente, da anni, perché ormai è subentrata, così come nel settore medico, ormai c'è la medicina difensiva, no? Si sa, cioè il medico ragiona dicendo dove possono farmi causa e quindi agisce di conseguenza, tutelandosi. Ecco, ormai è subentrata questo atteggiamento difensivo anche nella pubblica amministrazione, per cui i dirigenti non si assumono più la responsabilità di firmare i documenti.
perché temono di incappare in controlli che siano della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o quello che è. Il vero problema è questo, il vero problema è questo, cioè una pubblica amministrazione bloccata dalla paura, perché nessuno si assume la responsabilità di firmare decisioni, documenti amministrativi che notate, questo è importante sottolinearlo per chi ci ascolta, amministrativi non vuol dire esecutivi o esecutori a seconda dell'espressione che si preferisce, perché molti, la maggior parte degli atti amministrativi hanno valenza politica. Ecco, quindi io penso sia questo il vero problema. Poi, entrando più nel merito, allora la Corte dei Conti, sì, certo, se eliminiamo, riduciamo, ridimensioniamo i controlli ex ante e quelli, soprattutto quelli in itinere, rimangono quelli ex post, cioè dire ti controllo dopo che hai fatto la frittata, e a quel punto il danno erariale è stato fatto. Quindi dire va bene i controlli ex post ma non quelli in itinere, come sostiene anche Sabino Cassese, è ipocrita, perché appunto vuol dire controllare ciò che è già stato fatto, quindi vuol dire anzi rafforzare quella sindrome della burocrazia difensiva di cui parlavamo prima. Ultimo punto, se non sbaglio, intromissioni di Bruxelles inaccettabili, nel senso che siamo arrivati alla terza fase dell'invadenza dell'Unione Europea. Prima fase, controlli sugli indicatori macroeconomici, indicatori di bilancio. Poi si è passati alla seconda fase, controlli, guida, direzione attraverso la condizionalità, che è un ricatto a tutti gli effetti, lo dicevamo la scorsa puntata, attraverso la condizionalità, controllo sulle politiche economiche. Adesso arriviamo al controllo sui rapporti interistituzionali. Cioè, cosa ci lasciano? La libertà di scegliere di che gusto prendere il gelato, se preferiamo il pesce alla griglia piuttosto che lesso, bollito, fritto, che cosa ci rimane? Questo punto è che io trovo che l'intromissione nei rapporti fra istituzioni, dove tra l'altro una è anche un'istituzione di garanzia, sia francamente, hanno superato, come si dice, la linea rossa. A mio parere hanno superato la linea rossa completamente, cioè non sfacciatamente. Assolutamente, assolutamente un'ingerenza che poi tra l'altro loro possono fare anche perché ci tengono sotto scacco per quanto riguarda la terza rata del PNRR, tra le varie cose in questo periodo specifico. Infatti abbiamo commentato più volte che i rapporti tra il governo Meloni e l'Europa non sono affatto idilliaci. E Umberto Del Nuce, al di là, come commentavamo il professore, di questo scontro tra il governo italiano e l'Europa, questa ingerenza continua, è interessante però anche analizzare lo scontro che sta avvenendo tra l'esecutivo e il giudiziario, quindi tra il governo Meloni e la Corte, perché appunto dicevamo inizialmente i giudici avevano chiesto che le norme venissero ritirate, non sono state ritirate, anzi sono state introdotte all'interno del decreto pubblica amministrazione sul quale hanno posto la fiducia, dopodiché appunto la magistratura, dicevo prima, ha voluto indire questa assemblea straordinaria proprio per mettere in guardia sui pericoli che il governo sui pericoli rispetto alle funzioni della magistratura ora che il governo sta portando avanti questo provvedimento. Ecco, come possiamo leggere questo scontro tra due poteri che sono portanti all'interno dell'ordinamento italiano? Beh, sì, testimonia la gravità un po' della situazione, nel senso che la divisione dei poteri è una garanzia
democratica, per cui la magistratura non ha soltanto diciamo il compito, o meglio, ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme, ma da un punto di vista ampio, cioè quindi deve vigilare che anche il potere, il sistema rispetti le norme. E allora è evidente che un governo o comunque un potere che è sempre sul limite diciamo della legalità, un po' per velleità proprie, un po' per diciamo eterodirezione, diventa insofferente a ogni forma di controllo. Quindi questo lo vediamo dal punto di vista della Corte dei Conti, perché sono due le misure. Uno è il cosiddetto scudo erariale, no? Per cui si prevede che i pubblici funzionari siano responsabili solo per dolo, perché viene esclusa la responsabilità per colpa grave. E poi la questione sul controllo concomitante, no? Che viene giustificata col fatto che un controllo concomitante diventa sostanzialmente un controllo di natura politica e non solo contabile, ma questo mi sembra un po' pretestuoso, perché di fatto la Corte dei Conti non può sindacare sul merito politico, ma semplicemente sull'aspetto contabile. E anche se il controllo avviene in modo concomitante, questo non giustificherebbe comunque di per sé una censura da un punto di vista politico. Però vediamo che lo stesso atteggiamento il governo l'ha avuto con la Corte Costituzionale. Ora, degli ultimi giorni, è la notizia di questo tentativo, no, di qualche modo manipolare l'elezione prossima di alcuni giudici della Corte Costituzionale. E questo il governo lo può fare, perché ricordiamo che la Corte Costituzionale, no, è composta da 15 giudici, di cui un terzo sono nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune e un terzo dalle superiori magistrature. Quindi il governo potrebbe cercare, tramite la maggioranza parlamentare, di influire su questo terzo no, di giudici della Corte Costituzionale, che evidentemente le sono fondamentali per comunque giocare sul filo del rasoio sulle forzature della Costituzione. Questo anche in un clima politico di tipo internazionale, che chiede fondamentalmente forzature a livello costituzionale. L'abbiamo già visto negli scorsi anni, e ad esempio stiamo vedendo, no, l'OMS al lavoro con la Commissione Europea, però per esempio dal punto di vista costituzionale non sono previste cessioni di sovranità, ma l'articolo 11 della Costituzione permette solo limitazioni di sovranità, e solo giustificate dalla tutela internazionale della pace e della giustizia. Quindi è evidente che la cessione di sovranità fatta nei confronti dell'Europa crea dei problemi di accordo con la Costituzione, perché poi l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede che però l'Unione Europea abbia, no, competenza assoluta per la conclusione di accordi internazionali, e abbia un profondo capacità di intervenire su tantissimi settori, tra cui la tutela della salute, che non hanno strettamente a che fare con la giustizia e con la pace. E quindi è evidente che questo è un sistema che ha aperto le porte a cessioni sempre più ampie, che però sono al limite, per non dire illegittime da un punto di vista costituzionale. Però, come abbiamo fatto esperienza negli ultimi anni, visto che la lettura è sempre delicata, l'orientamento della Corte Costituzionale fa la differenza. Fa la differenza, e allora diviene cruciale in un momento del genere il fatto che il governo possa contare su interpretazioni, diciamo, favorevoli del dettato costituzionale e del rapporto fra Costituzione e ordinamento internazionale, in un momento che, secondo me,
questa, diciamo, appoggio abbondante sulla decretazione d'urgenza, ma soprattutto sulla fiducia, su questa quindi abitudine consistente di porre questioni di fiducia, testimonia in realtà una fragilità, perché la fiducia serve a compattare la maggioranza e tradisce una paura che la maggioranza non voti compatta, perché evidentemente la fiducia non viene tanto fatta per l'opposizione, ma per forzare una, diciamo, una compattezza del fronte della maggioranza. Quindi mi sembra tradire il timore che non ci sia tutta questa compattezza, ecco. E questo, insomma, è quello un po' che emerge dalla situazione attuale, secondo me. Quasi come se non volesse mostrare le sue debolezze il governo ponendo questa fiducia, che però in realtà tradisce appunto la possibilità che queste debolezze ci siano al suo interno. Professore, le chiedo anche a lei una battuta sulla questione della Corte Costituzionale. Stiamo assistendo a una politicizzazione sempre maggiore degli organismi di garanzia? C'è il tentativo di politicizzare gli organismi di garanzia e non solo quelli. C'è in atto, per esempio, un'operazione politica chiara sulla RAI. Quindi sì, c'è un tentativo di passare da una lottizzazione a una colonizzazione di spazi pubblici. Una prima chiave di lettura, diciamo, benevola è questa: la destra, come si dice adesso, è stata per decenni esclusa dal potere, dalle sedi del potere politico, del potere della comunicazione, e adesso per un gioco di spinte e controspinte newtoniane esce, come si suol dire, lo dico fra virgolette ovviamente, esce dalle fogne e fa quello che per decenni non ha potuto fare, perché la lottizzazione è sempre stata fra i partiti dell'arco costituzionale, i cosiddetti, ma la destra è stata sistematicamente esclusa. Questa è una prima lettura, diciamo, benevola, e sarebbe comunque il caso che si ponesse un attimo freno a questo istinto predatorio. La seconda lettura, meno benevola, è che invece tutto ciò sia propedeutico a una svolta, se non autoritaria in senso classico, però a un giro di vita, ecco, per cui c'è il tentativo di rendersi amici, attori istituzionali, attori pubblici, per poi imprimere una svolta. E io penso che la partita, la posta in gioco grossa sia quella del presidenzialismo. E non a caso alcuni organi di stampa, fra l'altro la stampa del mainstream, hanno, se non sbaglio avete anche proiettato prima una prima pagina, un articolo, Per il presidenzialismo la destra ha bisogno di una corte costituzionale amica, e quindi ecco, questa è una visione un attimo più, una chiave di lettura un attimo più preoccupante, bisogna starci attenti, ecco, questo è il... Assolutamente, sono temi che continueremo ovviamente a trattare, anche perché, come dicevo, la fiducia è stata confermata alla Camera, ora la palla passa al Senato, poi, come diceva il professore, c'è la questione dell'ingerenza dell'Unione Europea, quindi sicuramente il discorso sulla Corte dei Conti non è affatto chiuso, stesso vale per la Corte Costituzionale, anzi diciamo che il vaso di Pandora forse è stato appena aperto, quindi porremo molta attenzione rispetto a questi argomenti che vanno a modificare l'assetto istituzionale, proprio come la questione del premierato. E passiamo a un altro argomento che abbiamo deciso di trattare soltanto adesso, perché appunto
volevamo osservare come si sviluppava la questione e mi riferisco alla protesta mossa dagli studenti per quanto riguarda il caro affitti, soprattutto nelle grandi città italiane da Roma in su, quindi dal centro nord, una protesta che è iniziata il 10 maggio, abbiamo visto sui telegiornali, mainstream, tantissimi studenti che con le proprie tende si sono piazzate fuori ai rettorati in varie città d'Italia. E c'è stata una prima risposta del governo che aveva promesso lo sblocco di 660 milioni per costruire nuovi alloggi che erano già previsti per il 2022, però questi 660 milioni in realtà non sono mai stati sbloccati veramente, perché il provvedimento per sbloccarli, che era stato inserito inizialmente all'interno del decreto pubblica amministrazione di cui abbiamo parlato finora, in realtà poi è stato ritirato e al momento non ce n'è traccia, dovrebbe essere posto all'interno di un decreto omnibus di cui però al momento non è stata prevista la discussione. Nel frattempo abbiamo la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha parlato di fondi strutturali che potrebbero arrivare anche dal PNRR, quindi questo PNRR che ritorna perennemente, e ha sottolineato anche la necessità di un partenariato pubblico-privato, proprio come previsto dall'Europa, per poter costruire nuovi alloggi per gli studenti. Si parla di cifre, però, secondo il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, gli studenti universitari ovviamente, irrisorie, perché secondo le loro stime servirebbe un investimento di circa 3 miliardi di euro. Ecco, Umberto Del Noce, la questione degli affitti degli studenti è in se stessa, diciamo, è chiusa in se stessa o apre a discorsi anche più importanti rispetto alla questione del caro vita all'interno delle grandi città? Ma secondo me è un discorso piuttosto ampio, nel senso che è un problema sì, molto spinoso, ma che ha radici più lontane, secondo me, nel senso che un po' poi proprio la struttura del capitalismo, che nel mio modo di vedere ha determinato questo stato di cose, cioè le dinamiche capitalistiche e mercificanti, come hanno trasformato l'arte in intrattenimento, hanno trasformato il viaggio in turismo, e la turistificazione di fatto deruba l'anima dei luoghi, trasformandoli in non luoghi in cui una massa di turisti scivola superficialmente con dinamiche appiattite di consumo che quindi fa consumare i luoghi come se fossero una merce. Basta andare in un centro cittadino per accorgersi di come fra una vetrina e l'altra non ci sia più l'anima del posto, magari secoli di vita, di storie e di passioni che hanno animato i posti, ma vi sono negozi tutti uguali, uguali in tutte le grosse città del mondo, con prodotti uguali e questo secondo me è il problema, diciamo, al cuore della questione, perché questo poi porta la gente a dover abitare fuori, perché i centri cittadini diventano inabitabili per le popolazioni autoctone, ma diventano per esempio, lo vedo a Torino, per esempio, che grossi fondi immobiliari hanno acquistato intere gallerie, interi quasi quartieri, e hanno alzato gli affitti ai vari locande o ristoranti tradizionali che c'erano da decenni, per cui questi ristoranti, magari a conduzione familiare, non si possono più permettere questo tipo di affitti, quindi lasciano i locali, e gli unici attori economici che si possono permettere un certo tipo di canoni sono grosse catene, e questo porta all'allontanamento
di attori economici locali, tradizionali e appunto l'ingresso ad attori multinazionali e con altre strutture e con altre logiche. E questo poi lo vediamo anche all'opera con la questione degli affitti, perché in tutto questo è anche intervenuto diciamo, capitalismo digitale e in particolare Airbnb, perché comunque ha modificato il modo di consumare il turismo e ha dato a una popolazione che già aveva problemi reddituali un modo per avere un reddito aggiuntivo, cioè affittare un posto letto o chi ce l'ha un appartamento in più. Questo ha aumentato il costo degli affitti perché, lo conosco per esperienza personale, perché la questione ho avuto dei clienti che hanno avuto questioni relative a questo. Che se un proprietario immobiliare affitta un monolocale a 500 euro al mese a uno studente, affittandolo su Airbnb può guadagnare quattro volte tanto. Allora la maggior parte, molti proprietari hanno smesso di affittare a famiglie o a studenti per mettere l'appartamento su Airbnb con speranza di ben altri ingressi. E questo effettivamente ha diminuito l'offerta di immobili. E conseguentemente ha alzato il costo degli affitti. Per cui che poi si intervenga, no, dando incentivi a privati per costruire casermoni, no, per ospitare eserciti di studenti fuori dai centri cittadini, come se l'università fosse soltanto una questione così di nuovo di consumo di cultura e non un luogo di aggregazione, di comunità da frequentare, no? Da vivere, rende solo l'idea di quanto questa mentalità sia entrata anche proprio nel DNA del legislatore. E quindi non credo che questa, diciamo, soluzione non sia sufficiente e non tocchi veramente il cuore del problema, che sono consapevole che è una questione molto difficile, però non credo che costruire casermoni con un'attenuazione poi delle normative sia la soluzione. Certo, anche perché poi abbiamo ospitato sul nostro sito, su Come Don Chisciotte, anche degli articoli che parlano di come questo partenariato pubblico-privato con i fondi del PNRR apre poi a prospettive di commerciali per quanto riguarda quelli che appunto tu definivi dei casermoni per gli studenti, che quindi possono, come abbiamo scritto anche nel servizio, essere utilizzati come ariete per aumentare poi i profitti di un sistema capitalista che della cultura e della vera istruzione se ne fa poco. Professor Lanzalago, è d'accordo con questa lettura? Come lega lei la questione del caro affitto per quanto riguarda gli studenti con la questione della turistificazione dei centri cittadini? Sono pienamente d'accordo, nel senso che la chiave di lettura insomma, leggi di mercato, no? Se vediamo che aumentano i prezzi, vuol dire che aumenta la domanda, che si riduce l'offerta. Allora non possiamo leggere l'aumento degli affitti come dovuto a un aumento di domanda di appartamenti degli studenti. Perché? Perché la popolazione studentesca non è aumentata, il trend è verso una contrazione. Quest'anno, leggevo proprio qualche ora fa, c'è stato un aumento del 2,2%, ma riporta i dati all'anno precedente, quindi sostanzialmente no, non c'è un'inversione di rotta, semplicemente
viene ripresa la posizione precedente. Se noi guardiamo il trend nel lungo periodo, la popolazione universitaria tende a ridursi, non ad aumentare, quindi vuol dire che è successo qualcos'altro, che si è ridotta l'offerta di appartamenti per studenti a prezzi abbordabili per gli studenti. Appunto, teniamo conto che oltre al fenomeno del turismo ce n'è anche un altro, ed è quello della proprietà immobiliare, che piuttosto che affittare a prezzi non politici ma equi, preferisce lasciare gli appartamenti vuoti, no? Cioè non affitto a cifre che vanno sotto una certa soglia, piuttosto tengo l'appartamento vuoto, perché prima o poi arriverà qualcuno ad acquistarmelo, a comprarlo, o arriverà qualcuno, sappiamo benissimo, ci sono agenzie specializzate che lavorano per le imprese e quindi usano gli appartamenti privati come foresterie delle imprese, quindi c'è anche un atteggiamento di tipo, se vogliamo, speculativo. E altro punto, io diffido molto su tutto ciò che è partenariato pubblico-privato, perché se il privato si muove non lo fa per beneficenza, se il privato si muove è perché vede delle possibilità di profitto, è il suo lavoro, il suo mestiere, e quindi se decide di collaborare col pubblico è per arrivare poi a depredare il pubblico, a usare risorse pubbliche per interessi privati. È la fabbrica della favola delle api che si inverte, no? Non vizi privati che diventano virtù pubbliche, ma è esattamente il contrario. E quindi, a me, io quando sento parlare di partenariato pubblico-privato, immediatamente diffido dalla cosa, anche perché dalle ricerche emerge che queste forme di collaborazione funzionano nel senso che generano benefici pubblici solo laddove il pubblico riesce a mantenere pieno controllo delle intraprese, diciamo, delle iniziative, laddove invece c'è un 50-50, diciamo, dopo un po' il pubblico viene messo in una situazione di subalternità. Quindi anche qui grande diffidenza proprio. Il privato, soprattutto nel campo edilizio, poi, che si muove per fare il bene pubblico, non ci credo, non lo vedo. Ecco. Se il privato non vede una prospettiva di profitto, si tiene i soldi in banco, li investe in maniera molto più redditizia. Assolutamente. E purtroppo nel PNRR si parla fin troppo spesso di partenariato pubblico-privato, ma diciamo è una tendenza che da quando siamo in Unione Europea è diventata quasi legge. Siamo in chiusura, quindi vi chiedo di essere celeri nelle risposte e nelle vostre valutazioni, ovviamente, perché noi ovviamente con questo programma commentiamo il governo, l'attività del governo, anche delle opposizioni, ma in particolare del governo, ma c'è anche qualcun altro che rilascia commenti rispetto a quello che sta portando avanti Giorgia Meloni, e lo vediamo nel contenuto numero 5. Prego Giulio. Impreparazione di questa banda di incompetenti. Io sono convinto che Meloni andrà a sbattere sull'Europa, perché non è in grado di tenere il passo con l'Europa. È un problema di capacità, è un problema di preparazione, è un problema di essere adatto al ruolo. Siccome non c'è un'opposizione al momento visibile, si dovrà ricorrere per un'altra volta a una soluzione, diciamo, di emergenza, come Napolitano ha dovuto fare con Monti e come Mattarella ha fatto con Draghi.
Professor Lanzalaco, resto su di lei e poi chiudiamo con Umberto. Perché abbiamo scelto di far vedere questo video di Carlo De Benedetti? Rispondo con una battuta e poi una riflessione. La battuta è questa, perché dopo che per tutta la campagna elettorale il PD ci ha allertato sul pericolo fascista e antidemocratico, poi troviamo un signore che dice cose che dal punto di vista della teoria della democrazia normativa fanno rabbrividire, cioè dà dell'incompetente a un governo perché non sa trattare con l'Europa. No, è perché è un governo che non si piega ai diktat dell'Europa, dice che c'è un'emergenza, dov'è questa emergenza, e dice che bisogna, che è necessario un governo tecnico. Ecco, alla faccia della democrazia, quando i partiti dell'attuale coalizione di maggioranza hanno stravinto le elezioni politiche, hanno stravinto quelle regionali, hanno stravinto quelle amministrative, quindi proprio alla faccia della teoria della normativa della democrazia. E quindi stiamo attenti, perché forse gli attacchi alla democrazia possono arrivare da varie parti. La riflessione è questa: mi ha colpito che esattamente mentre Carlo De Benedetti diceva queste cose, Mario Draghi sia riapparso in pubblico e gli sia stata data anche grande visibilità. Voglio far notare una cosa, me ne sono accorto ieri. Sul sito di Repubblica c'era un articolo, non mi ricordo di chi, era una svioninata disgustosa nei confronti di Mario Draghi, i suoi valori, la sua grande umanità, che è come parlare della simpatia di Matteo Renzi più o meno, e era l'unico articolo dove non c'era il paywall. Chiaro, lo si poteva leggere senza essere abbonati. E quindi l'intervento li riappare in pubblico Mario Draghi, mentre Carlo De Benedetti auspica un governo tecnico. E altra, infine, cosa che ho trovato estremamente scorretta, il giudice costituzionale Giuliano Amato, sempre nelle stesse ore, ha invitato il governo Meloni a riallinearsi con l'Europa e a lasciar perdere Orban. Io penso che si stia configurando un attacco dei poteri forti a livello internazionale di una certa rilevanza, un attacco a Giorgia Meloni, ma soprattutto alla democrazia. Umberto, a te le parole finali rispetto a questi spunti di riflessione fondamentali, direi, che il professor Lanzalaco ha posto in discussione. Possiamo, noi che non crediamo alle coincidenze, in questo caso De Benedetti, Giuliano Amato, Mario Draghi, ci dobbiamo preparare a degli scossoni istituzionali, anche secondo te? Ma secondo me sì, perché a parte il fatto, come diceva il professore, che questo ragionamento tradisce l'odio, diciamo, verso ogni meccanismo democratico di una certa classe dirigente, beh, tradisce anche l'idea che ci siano delle decisioni che siano sottratte alla discussione politica. E l'abbiamo già visto con il pareggio di bilancio, quindi quando la classe politica si rifiuta di obbedire agli ordini dell'ordine economico, allora viene invocato il governo tecnico, no? Quindi tradendo anche questa ideologia tecnoscientifica secondo cui il tecnico vale più di un politico, e quindi viene invocato il governo tecnico per fare quelle riforme che il politico non vuol fare, a prescindere dall'orientamento del paese. Detto questo, la situazione mi ricorda appunto la salita in cattedra di Mario Monti, e credo che il sistema internazionale voglia ripetere il gioco. Quindi, visto che tra l'altro tutto questo avviene nel momento in cui la Meloni ribadisce che non firmerà il MES, questo sembra l'orientamento in questo momento,
Io temo che stiano programmando, diciamo, un nuovo ribaltone in cui far tornare il salvatore della patria Mario Draghi a firmare quello che diciamo, l'ordine politico non vuole firmare. Ecco, noi sicuramente non siamo fan del governo Meloni, ma rispettiamo comunque un principio democratico, quindi ci auguriamo che ciò non accada. Grazie mille, signori, per essere stati ovviamente in mia compagnia anche per questa 19ª puntata. Saluto il professor Luca Lanzalaco. Buonasera a tutti. E l'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Un saluto ovviamente anche a tutti i nostri spettatori. Ci vediamo alla prossima puntata.